squadra dell'anno scorso l'ho sentito particolarmente, volevo dare il meglio di me appunto perché arrivo da un periodo in cui per vari infortuni non sono riuscita a dare il meglio e a fare il mio difensivamente sono riuscita a dare quell'energia che mi è mancata in queste ultime partite. Ancora oggi meglio da 4 che da 3, non è facile però sapersi cambiare ruolo continuamente, sapersi riadattare a tutte le situazioni. Diciamo che adesso come 4 ho trovato l'equilibrio, mentre come 3 sto ancora cercando di averlo. Quindi un processo di crescita che insomma si ha a Costa Maldana anche per trovare nuove motivazioni e nuove crescite. Per il resto come vedi, oggi una partita dopo tante botte. Sì, diciamo che è stata una partita a livello fisico molto intensa, che forse ci serviva anche a noi. Siccome arrivavamo da due partite con poca energia, questa volta siamo riusciti a dare più energia appunto anche difensivamente. Quindi le botte sono servite a qualcosa. Grazie mille. Siamo con Carolina Pappalardo, è stata una partita, più che una partita, una battaglia, ma si sapeva, soprattutto sotto canestro hai preso tantissime botte, immagino. Tuo commento? Beh, allora sì, sicuramente di botte ne ho prese, ne ho anche date per carità, però sì, soprattutto il secondo tempo è stata una partita di grande intensità e un po' alla fine l'abbiamo sofferta. Loro sono state secondo me molto brave a metterci in difficoltà, tirando fuori un'energia che noi non ci aspettavamo e ci hanno anche sorpreso sotto questo punto di vista, proprio gli ultimi minuti, e l'abbiamo rischiata. Però sono contenta della nostra prestazione tutto sommato, perché siamo riusciti a reagire nonostante questi cambi repentini di intensità durante la partita. E siamo anche state brave un po' in fase di calo anche a ritrovare la forza di ritornare su quell'intensità e quell'energia. Ok, grazie mille. Siamo con coach Luca Andreoli, post partita contro Spezia. Coach, è stata una partita piuttosto combattuta, ad alta intensità, decisa da qualche vostro recupero che hanno piazzato il break che poi loro non sono più riuscite a recuperare. Ma credo che nel primo tempo avevamo fatto quasi 20 tiri più di loro, o 18 tiri. Abbiamo fatto una prestazione, secondo me, di buon livello, concludendo poco e facendo almeno 8 errori, che sono stati 14 punti difensivi. Nel terzo quarto abbiamo iniziato spente, però la difesa bene o male teneva. E poi penso che il quarto, gli eventi hanno prodotto questa partita qua, sennò ora credo che non finisse con questa bagarre di falli contro falli. Però la cosa importante oggi è capire che gli infortuni non siano troppo gravi e andare avanti il nostro percorso. Ecco, gli ultimi 5 minuti, forse anche data l'assenza di Vittoria in cabina di regia e anche di Cristina sotto canestro a far da perno, sembravate un po' troppo in balia degli eventi, no? Però alla fine loro non vi hanno punito fondamentalmente. No, eravamo completamente in balia degli eventi, nel senso che a distanza di 3 azioni abbiamo perso Cristina che stava diciamo dominando. Come in questo periodo, era ormai un mese, esatto, e mezzo che lei ha preso possesso del suo corpo e lo sta, cioè se la proteggesse un po' di più, con qualche fallo in più, probabilmente tutte le partite subirebbe almeno 7-8 falli e andrebbe in doppia in minuti pochi, perché per problematiche fisiche. Chiaro che perde Cristina, Vittoria non è una cosa semplice, soprattutto non essere pronte a gestire quel finale lì a livello mentale, non tecnico, però sono stati bravi a palleggiarla e ad aspettare la fine dei 24 e provare a proteggersi in difesa. È chiaro che speriamo che non sia niente di grave per loro, no. Cioè, noi stiamo facendo il nostro campionato, se perdiamo una partita in più, una partita in meno, se vinciamo in più o in meno, probabilmente è un altro percorso di crescita per Giorgia se Vittoria deve stare ferma una giornata o Kate che può prendere minutaggio in un ruolo non schiera. In questo momento Cristiana stava dominando e aveva tolto molto spazio. Beh, intanto non la stima di allenamenti, vediamo, perché andiamo a Mantova, che è la squadra penso più in forma del campionato e vorremmo provare a farsi trovare pronto. Ultima domanda, sei partito con quintetto con 4 piccole, cioè il futuro è un po' da 4 piccole, un po' classico, 2 lunghe? Ma credo che la Spezia sia per noi affrontata 2 volte in amichevole, affrontata 2 volte in campionato, la squadra più difficile da affrontare perché non hanno lunghe,
e le piccole sono tutte uguali e quindi dovevamo trovare un modo per avere energia subito. È chiaro che, come ho detto nell'intervista di prima, Ghessan sta avendo molta produzione quando gioca da 4 e molta poco quando gioca da 3, e in allenamento gioca solo da 3. Questo è un problema che dobbiamo risolvere, perché secondo me la nostra chiave sarà avere una rotazione lunga ai playoff, avere un ritmo che gli altri probabilmente non potranno tenere, e dobbiamo avere tutte le persone possibili pronte tra 2 mesi. Grazie mille. Coach, partita che si stava riaprendo nel finale di gara, però per voi è stata una partita sempre a rincorrere, che vi ha fatto spendere tantissime energie. Sì, il punteggio è abbastanza non veritiero, nel senso, bravi noi a cercare di rimanere attaccati su quello, però se il metro arbitrale concede molto, la differenza fisica tra le due squadre è grossa. Noi abbiamo problemi con questa fisicità per paura e costa sicuramente a giocare, cioè a eseguire. Abbiamo perso 24 palloni, ma a parte 24 perse ci sono almeno altri 10 possessi che abbiamo avuto grandi problemi a giocare a basket, un po' perché siamo giovani, un po' perché questa fisicità la soffriamo, un po' perché il metro arbitrale è stato di quelli un po' troppo a botte secondo me. Infatti sono dispiaciutissimo, vari problemini che sono sorti a qualche giocatrice durante la partita, però così noi facciamo fatica, siamo stati bravi in testa a cercare di non mollare da un punto di vista tecnico. Questa è una partita ovviamente sì, la meritata di Costa Maltaga vicino a canestro sicuramente è un problema sull'esterno, però Favre ha fatto comunque lì in mezzo una partita di tutto rispetto. Sì, però sono stati bravi loro, sì. Nel momento in cui escludono abbastanza, quindi due quarti hanno escluso molto bene Cognes, che per noi è un faro. Poi hanno escluso anche molto bene Templari, sanno dove andarci a beccare. A quel punto lì gli spazi nel momento che escludi Templari sono molto larghi per il 4 contro 4 che rimane, e non li abbiamo saputi sfruttare assolutamente. Però questo è un punto di vista tecnico, un punto di vista emotivo, la squadra non ha mollato male. È stata lì, ha cercato di tenere botta nelle difficoltà. Quando le cose non ti riescono puoi mollare, noi non siamo in un bel periodo, però le vedo dure, toste, oggi mi sono piaciuto. Grazie mille coach. Nulla. Ciao. Vedo molto la loro aggressività in difesa, la loro fisicità, però sono state brave a rimanere lì e non mollare nel finale, e loro ancora più brave perché alla fine... Tanto ritmo in campo, loro vi hanno tolto un po' qualche riferimento a cui siete abituati di solito, però siete venuti fuori di collettivo, insomma, sembra che sì, ognuno ha portato il suo. Abbiamo trovato altre soluzioni che normalmente non ci appartengono. Quindi siete fiduciosi per il proseguo del campionato? Sì, ok. Grazie.